E adesso, come dicevo, parliamo di sport, e quando si parla di sport soprattutto si parla di calcio, e quando si parla di calcio soprattutto c'è Massimo Profeta in studio. Buonasera a te Massimo, allora dici tutte le ultime. Ma le ultime, intanto dobbiamo dire che il mercato sta per concludersi, 4 giorni di trattative da oggi sino a venerdì, chiusura venerdì 30 agosto alle ore 24, ne approfitto per ricordare lo speciale 23:30 di venerdì prossimo in diretta su Rete 8. Allora, quali sono le priorità del Pescara? Una mezzala a tutto campo, ne abbiamo parlato con dovizia dei particolari nei giorni scorsi, è una prima punta. Certamente è stato un buon inizio, lo diciamo subito, insomma, la vittoria di Terni sembrava anche sperata la vigilia, no? Se vogliamo, Marina, per come si era presentato il Pescara in campionato, soprattutto nel pre-campionato non aveva granché convinto, al di là della vittoria col Cerignola che invece era stata ben augurante, perché si erano visti dei miglioramenti sensibili. Il Pescara si è confermato a Terni, bando però ai facili entusiasmi perché siamo soltanto all'inizio, però insomma la squadra è stata compatta, equilibrata, tatticamente impeccabile, messa in campo molto bene dal suo tecnico Silvio Baldini. Ora però bisogna rinforzare la squadra, abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, a maggior ragione dopo questa vittoria, dopo questo inizio promettente di campionato, tra l'altro la vittoria ottenuta ai danni di una squadra retrocessa dalla Serie B che sembra sia tra le favorite al ritorno nel campionato cadetto. Quindi mezzala diciamo di gamba, mezzala di inserimento a tutto campo e poi una prima punta. Le trattative, quelle diciamo che ci constano in questo momento, sappiamo che la Pescara sta per strappare il sì a Riccardo Improta che non è propriamente una mezzala, può giocare a mezzala ma è un attaccante, non ha bisogno di presentazioni, quando era giovanissimo ha giocato anche nel Lanciano, stiamo parlando di tanti anni fa, nel 2011-2012 era giovanissimo, poi ha fatto tanta B e anche Serie A nel Benevento, lo conosce benissimo il DS Pasquale Foggia che è stato a Benevento come dirigente, sta per convincersi Riccardo Improta, entro 24 ore sapremo la sua risposta. Per quanto riguarda la prima punta, insomma, i nomi sono quelli circolati negli ultimi giorni, da Marconi dell'Avellino a Pettinari sarebbe un ritorno in biancazzurro, si parla anche di Inglese che è cresciuto nel vivaio del Pescara, 150 presenze in Serie A nelle fila del Chievo e del Parma, e quindi staremo a vedere. Tra l'altro, come mezzala, diciamo che il sogno, perché così deve essere definito, è Luca Valzania. Si tratterebbe di un ritorno perché è stato a Pescara nel 2017-2018 con Zeman in panchina, poi Epifani e Pillon, 34 presenze e 5 gol, e in uscita dalla Cremonese, però la trattativa è molto complicata perché Valzania, Marina, percepisce un ingaggio fuori dalla portata del Pescara, 350.000 euro netti per un'altra stagione nelle fila della Cremonese. Quindi insomma ci sono tante trattative in ballo. Su Merola c'era un qualche... Ecco, su Merola hai fatto bene a ricordarmelo, perché Merola potrebbe essere in uscita, condizionale quantomeno di rigore. Se non arriva una richiesta da un club cadetto, allora Merola ha molte possibilità di rimanere a Pescara. In questo momento è ai box perché sta recuperando da un infortunio, nei prossimi 10 giorni sarà a disposizione. Vedremo entro venerdì quello che succederà. Oh, poi c'è il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, siamo per vedere un servizio. Ieri sono andati in campo Avezzano e Teramo, i marsicani si sono imposti 4-2 in casa contro il Sora, e poi la vittoria in trasferta invece per il Teramo sul neutro di Agnone contro l'Isernia. Hai qualcosa da dire prima che... Le squadre abruzzesi si stanno preparando al campionato, sono impegni ufficiali che però sono importanti, no? Per l'inizio del campionato di Serie D, in programma fissato domenica 8 settembre, quindi è chiaro che le squadre abruzzesi tra l'altro si stanno preparando molto bene, si stanno muovendo anche bene sul mercato. Il Chieti ieri ha fatto un amichevole, è partito un po' in ritardo rispetto alle altre corregionali, ma ha già preso dei giocatori importanti a caccia di un attaccante di esperienza, tra i giocatori più importanti di Paolo Antonio, che non ha bisogno di presentazioni anche lui perché ha sempre giocato in Serie C. Quindi diciamo che quest'anno la Serie D è ben rappresentata a livello abruzzese, quindi io mi aspetto sicuramente un ottimo campionato da parte di tutte e 5 le formazioni. Faccio un passo indietro, Pineto?
Ecco, il Pineto in Serie C ha cominciato secondo me con un buon risultato, perché sì, pareggio in casa magari ha fatto storcere la bocca a qualche tifoso, ma ci sta, no? Perché il Pineto ha eliminato in Coppa Italia il Pescara andando a vincere 2-0 l'Adriatico Giovanni Cornac, ci si aspettava una vittoria, però la Lucchese è una buona squadra di categoria, è finita 0-0 questa partita, al prossimo turno giocherà a Sestri Levante, si giocherà sabato alle 20.45, il Pescara invece domenica prossima in casa, primo impegno casalingo contro la Torres alle 20.45. Per quanto riguarda il mercato di Giuseppe, il DS del Pineto deve chiudere per un centrocampista e probabilmente chiuderà con la Roma per l'ingaggio a titolo definitivo di un giovane promettente, Simone Jenko, classe 2005, un elemento duttile Marina, perché può ricoprire sia il ruolo di laterale mancino che il ruolo di centrale di sinistra della difesa 3.